lavoro a questa importante manifestazione già da 4 anni e mi occupo di curare e quindi prendermi cura di tutta la proposta artistica legata a TEDx Padova. Quest'anno ho deciso di proporre una performance di danza contemporanea, Espo Singolare Plurale di Giovanna Rovedo, un'artista friulana, e siamo arrivati alla danza da un percorso fatto principalmente di tableau vivant. L'innovazione è un concetto centrale per l'arte oggi, ma soprattutto per l'artista. Per quanto mi riguarda, l'arte è in continuo mutamento, ma allo stesso momento ha bisogno di fare vedere ciò che è stato l'attimo precedente. Ah, ci presentiamo intanto, io sono Marco Cellini e Placido Luisa. E siamo venuti a conoscenza del mondo TED dopo la seconda manifestazione a Padova, quella tenuta in Palazzo La Ragione, e abbiamo assistito come spettatori e da lì abbiamo conosciuto gli organizzatori, ci siamo innamorati della cosa e ci hanno chiesto di poterci occupare delle installazioni che abbiamo portato nell'Innovation Hall di quell'anno, dell'anno prossimo e di quest'anno. Il concept di quest'anno, innanzitutto partiamo dal fatto che siamo in un luogo tra i più importanti della città di Padova e in un luogo talmente delicato e importante, abbiamo pensato a come enfatizzare e amplificare il contenuto di questo luogo, ma soprattutto partendo dall'idea di cos'è l'innovazione per un fruitore del TED o per il TED, o in generale l'innovazione. E l'idea è quella di guardare le cose da un altro punto di vista, è una metafora di innovare. E per questo che abbiamo pensato di ricreare tanti punti di vista differenti, ognuno dei quali può essere personalmente da ogni fruitore interpretato e visto, affinché sì, questo luogo tanto conosciuto possa essere rivisto e reinterpretato. Beh, sostanzialmente il tema di quest'anno è domani ora, quindi praticamente approcciarsi al domani partendo direttamente dal momento presente, e quindi lo specchio diventa anche metafora del guardarsi dentro e del per dopo pianificare meglio un futuro sostanzialmente. Vedere la nostra realizzazione, la nostra installazione in una vetrina importante come questa, storica per la città di Padova, è emozionante e non si può che concludere con questa parola, perché veramente ci siamo emozionati e ci emozioniamo ogni momento in questa installazione, che è mutevole, cambia con la luce, cambia col sole, cambia col calore, e quindi ogni momento c'è un'emozione diversa. Ciao a tutti, sono Pier Mattia di Ukido. Ukido sviluppa esperienze di realtà virtuale immersive. Quest'anno abbiamo portato qua una delle nostre esperienze, si fa un salto nel vuoto, l'utente è super coinvolto. E siamo qui al TEDx per il secondo anno, l'anno scorso i ragazzi del TEDx Padova ci avevano coinvolti e siamo stati molto soddisfatti dell'esperienza. Anche quest'anno è una bellissima esperienza, sono bravissimi, è organizzato molto bene e c'è molto passaggio, e stiamo presentando questa esperienza in anteprima proprio per far conoscere a tutti la realtà virtuale immersiva che sviluppiamo. Siamo arrivati alla quarta edizione del TEDx Padova. Io ho avuto la fortuna, insieme a Carlo Pasqualetto, di incominciare questo percorso 4 anni fa. È stato bello perché vivevamo insieme a Milano, entrambi lavoravamo in consulenza, io strategica e lui finanziaria, e una sera arrivò a cena e disse: Jacopo, voglio che organizziamo il TEDx. Io avevo sentito parlare di questo evento, di questa cosa che non sapevo bene cosa fosse, andai subito a curiosare e scoprì che era una cosa fantasmagorica. Lui era entrato in contatto col TED a Parigi mentre studiava all'SP e immediatamente mi innamorai del progetto. E insomma, 4 anni fa a Milano decidemmo di organizzare il TEDx Padova. E la prima edizione è partita ovviamente in sordina, avevamo fatto un evento da 100 persone al San Gaetano a Padova. E fu immediatamente un successo e la città si iniziò ad avvicinare a quello che è il magico mondo del TED. Da lì fu un'escalation, perché nel giro di 3 anni passammo ad avere 100 ospiti fino all'anno scorso ad averne 10.000, passando per i 1.000 del Palazzo della Ragione del 2015 e arrivando ai 10.000 del 2016 del Teatro Verdi e di Piazza Capitagnato. Come abbiamo fatto ad arrivare a coinvolgere così tante persone?
grazie a un'intuizione. Abbiamo detto, ma come facciamo ad arrivare a tutta la città? Come facciamo ad avere un impatto su tutta la città di Padova e non soltanto per i fortunati che riescono ad acquistare il biglietto del TEDx Padova? E ci siamo inventati questa sorta di fuori TED. Nient'altro che una fiera dell'innovazione, dove l'anno scorso abbiamo coinvolto 30 tra le più innovative startup del nostro territorio, abbinando però, come da nostra caratteristica, l'arte, il design. E insieme all'architetto Cellini l'anno scorso ci siamo immaginati e abbiamo poi realizzato una valle di palloni rossi all'elio, riprendendo il tema Let's Play del TED dell'anno scorso, dove queste 30 aziende si sono immerse e hanno raccontato le loro tecnologie e i loro prodotti a tutta la città, ed è stato un successo incredibile. Tant'è che quest'anno replicheremo l'Innovation Hall, così l'abbiamo chiamata, dentro le mura del palazzo storico del Bo, nel giardino antico e nel cortile antico e nel cortile nuovo. Anche quest'anno con una particolarità, abbinando l'innovazione e quindi abbinando le start-up e grandi aziende innovative del nostro territorio ad una meravigliosa installazione dal nome Riflettendo, del nostro appunto, ideata e pensata dal nostro architetto Cellini. Avremo quest'anno 25 aziende che poi andremo a scoprire insieme immergendoci dentro il palazzo del Bo, che vanno dall'essere giovane startup, Unipiazza, Chef You Want, Fly Emotion, fino a grandi e strutturate aziende come Nice, leader nella domotica, Carrel, Credit Agricole, grazie al quale questo evento è possibile e viene oggi organizzato. Quindi il nostro obiettivo è proprio quello di contaminare tutta la città di Padova, avvicinandola all'innovazione, avvicinandola alla tecnologia, unendo anche tutto quello che è arte e design. Abbiamo organizzato un contest in collaborazione con gli Instagrammers di Padova e Tony Gallo per veicolare ancora più forte il messaggio che è il concept del TEDx Padova, domani ora, quindi il tempo. Abbiamo fatto tre contest diversi, uno sul passato, uno sul futuro e l'ultimo sul presente. La fotografia che rendeva meglio l'idea di una di queste tre tempistiche avrebbe vinto un'opera di Tony Gallo che è stata appena consegnata. Allora, mi sono avvicinato al TED conoscendo in primis i ragazzi che sono venuti a chiedermi questa collaborazione e ho sposato subito il gruppo di persone che formano il TED. Perché? Perché mi hanno fatto subito sentire a casa loro e mi hanno fatto subito sentire uno di loro. E per questo ho cercato di descrivere l'insieme delle persone che ci sono dentro queste tre lettere. Il concept è proprio il gruppo numeroso di persone che segue il TED e che in tre lettere riescono a starci dentro proprio. L'arte per queste forme di organizzazioni serve molto anche per aprire la mente e quindi per dare degli spunti nuovi sicuramente. Il TED mi ha dato un attimo questa scintilla perché anch'io vedo l'arte come forma di startup, quindi mi sveglio presto la mattina, creo la mia squadra e lavoro con un po' i social network, lavoro su muro, lavoro in galleria, quindi a 360 gradi. Una delle più grandi difficoltà a livello organizzativo, che può essere però vista anche come una fonte di grandi sinergie e creazione di grande valore, è il coordinare un gruppo o un team così eterogeneo. Ci sono professionisti come giovani e entusiasti e questo a volte non è sempre facile da coordinare. E poi il fatto sicuramente che tutti sono mossi dal grande entusiasmo e dalla voglia di metterci il proprio. E quindi questa è un'altra fonte secondo me molto, molto bella nel gruppo, che però può creare delle volte qualche difficoltà nel mantenere un gruppo solido per tutto l'anno. Questo perché appunto il TEDx Padova quest'anno è veramente scalato da un evento di una volta all'anno, è passato a praticamente un full year event, quindi un percorso che ha accompagnato gli speaker, i partner sicuramente, ma anche noi del team, e quindi ci ha permesso di creare relazioni, rapporti e veramente di crescere insieme lungo tutti questi mesi.
Un altro passo in avanti del TEDx Padova di quest'anno è stato il desiderio di diventare sempre più un asset della città e quindi di farci sempre più sentire e sempre più vedere. Un progetto in particolare che abbiamo seguito per molti mesi è stato quello della scultura di sabbia. Infatti di fronte alla Fiera di Padova potete ammirare una scultura di 5 metri per 7 che rappresenta la visione del domani ora di due scultori. E grazie a questo dialogo con il comune di Jesolo, ancora partito quest'estate, siamo riusciti a creare questa installazione che secondo me veramente è solo il primo esempio che con un po' di entusiasmo e la voglia veramente di fare qualcosa di nuovo, innovativo, si può creare grande valore e valorizzare cose che ci circondano ma che a volte magari diamo per scontato o passano un po' inosservate. Il TEDx Padova nasce 4 anni fa, sempre qui a Padova, da un gruppo di giovani entusiasti che hanno visto questa esperienza in Francia, a Parigi, e l'hanno voluta portare in Italia, in una delle città più belle del nostro paese, Padova esattamente. Dopo 4 anni siamo cresciuti, siamo diventati quasi un movimento cittadino, abbiamo centinaia di giovani che ci aiutano ogni anno e ogni anno questo evento ha un impatto sempre più forte. Cosa c'è di diverso quest'anno al TEDx Padova? 2 cose fondamentali. La prima, l'appoggio e il riconoscimento da parte dell'Università di Padova, che è oggi nostro ente promotore, che ha capito l'importanza di questo evento per divulgare idee. Il secondo è stata la capacità capillare con cui siamo riusciti a diventare un asset della città. Noi crediamo che condividere idee di valore sia una mission fondamentale per creare ricchezza e valore all'interno della nostra comunità. E quest'anno davvero, grazie alle collaborazioni con la Fiera di Padova e con tanti altri enti, siamo riusciti davvero a inserirci all'interno della nostra splendida città e a fare sistema, perché siamo convinti che per creare valore ci sia bisogno di fare squadra. Il TEDx Padova è riconosciuto a livello mondiale perché siamo stati tra i primi a inserire in maniera importante l'arte all'interno del nostro evento. Infatti durante la prima edizione abbiamo rappresentato la Cappella degli Scrovegni, 7 vizi, le 7 virtù con un tableau vivant, una rappresentazione in performance artistica, e questo è piaciuto moltissimo agli americani perché il TED è un'idea che viene dagli Stati Uniti d'America. Ci hanno contattato per dirci quanto gli era piaciuto il concept e ci hanno invitato ad andare a San Francisco quest'anno per il meeting mondiale del TED, dove tra le varie esperienze che sono state mostrate all'interno della community come esempi virtuosi c'era anche il TEDx Padova, e quindi noi siamo fieri di aver portato anche un'immagine del Teatro Verdi nella nostra città dall'altra parte dell'oceano fino a San Francisco. Noi nasciamo tutti con un talento latente. Quello che abbiamo detto, c'è chi ha talento, non ha talento, avrebbero dovuto dirvi c'è chi ha coltivato il talento e chi non lo coltiva. La crescita di ognuno di noi è inimmaginabile, al di là di ogni possibile aspirazione. Ci sono state 2 grandi personaggi che l'hanno detta, ma con una frase. Uno è Einstein e l'altro Thomas Alva Edison, che hanno detto qualcosa di molto simile, che è 1% inspiration, 99% transpiration. Cioè 1% ispirazione, 99% traspirazione, sudore. E questa è la realtà. La realtà è che dobbiamo conquistarcelo il talento, tutti abbiamo questa possibilità. Ho scoperto che c'è un meccanismo che noi abbiamo, di cui non parla nessuno, e che è la capacità di diventare
di acquisire un automatismo. Ossia, l'automatismo cos'è? Una proprietà che abbiamo tutti di agire senza pensare. Strano. Però vi farò degli esempi perché questa vostra perplessità diventi certezza. Chi sa guidare la macchina sa che noi possiamo guidare pensando ad altro. Nel senso, uno può essere preso da una discussione in macchina o anche al telefono, completamente preso, e la mano, i piedi vanno dove devono andare. La freccia scatta, tutto in automatico. Ecco, questa è già una prova che abbiamo tutti, questo automatismo, ma ce n'è un altro che è ancora più importante, perché riusciamo a fare qualche cosa che nell'antica Roma potevano fare 7 persone, 8 persone, che erano considerate geni. Se questa gente lavorava per i passanti, che gli davano dei soldi perché imprigionassero nella carta le parole. Parole che potevano essere rilette anche dopo 2 mesi, 2 anni, e che erano ormai ferme. E queste persone erano gli scrivani. Nessuno poteva prevedere che un giorno avremmo potuto scrivere tutti. Quindi siamo diventati tutti geni? No. Però abbiamo tutti appreso qualche cosa che potevano fare i geni. E quante cose adesso potremmo fare che non abbiamo fatto? Siamo geologi, siamo gente un po' strana e a noi piacciono questi diamanti. Quelli sono pieni di inclusioni, di purezze. Diamanti che non mettereste mai al dito, ovviamente. Ma perché a noi piacciono questi diamanti? Perché siamo pazzi? Oltre a questo, il vero motivo è che grazie a questi diamanti recentemente abbiamo scoperto che alle grandi profondità del nostro pianeta ci sono oceani di acqua. La nostra storia inizia nel 1869 e questa storia vi farà capire come un cristallino piccolo, piccolo, di 0,04 mm ha cambiato tutto quello che sapevamo del nostro pianeta. Un cristallino. Io sono un oncologo, il medico dei tumori. Ma sapete che cos'è un tumore? Un tumore è un insieme di cellule e i nostri tessuti sono formati normalmente da cellule che si dividono. Per un delicato equilibrio, però, per tante cellule che si formano, altrettante ne muoiono. Quindi il numero finale rimane lo stesso. Nei tumori questo meccanismo fine di regolazione viene a perdersi e i tumori hanno queste cellule che crescono in maniera incontrollata, occupando tutto lo spazio a loro disposizione. Da più di 60 anni utilizziamo la chemioterapia e voglio dirlo con grande chiarezza, la chemioterapia per i tumori funziona. Il problema è che è un po' come i missile cruise di Donald Trump, a specifica, ovvero uccide tutte le cellule che proliferano. Quelle cattive, quelle tumorali, ma anche quelle buone, come per esempio quelle dei bulbi capilliferi o del sangue. L'idea di utilizzare il nostro sistema immunitario contro i tumori, ovvero vaccinarsi contro una cellula tumorale come facciamo per i virus, ha da sempre affascinato i medici e i ricercatori. Ed è possibile, perché sulle cellule tumorali ci sono i cosiddetti antigeni, nelle proteine di membrana che ne consentono il riconoscimento. La buona notizia è che questi farmaci sono adesso disponibili. Si chiamano inibitori dei checkpoint. Non so se ne abbiate sentito parlare, ma non mi stupirebbe, perché negli ultimi 3 anni, praticamente in diversi tumori, vedete melanoma, ma anche tumore del rene, tumori veramente aggressivi come il tumore del polmone,
sono stati approvati. Cosa vuol dire approvati? Vuol dire che io posso prescriverli, ma che prima si è dimostrato un importante aumento di sopravvivenza nel gruppo in cui erano utilizzati, che per il polmone arriva persino a 4 volte in più. Tutte le ricerche richiedono veramente anni e quindi credo che sia utile che da oggi tutti quanti facciamo qualcosa per migliorare la probabilità di avere un tumore, ovvero seguire un adeguato stile di vita. Ed è semplice, basta seguire delle regole, per esempio la regola 0-5-30, ovvero 0 sigarette al giorno, 5 volte pasti a base di frutta o verdura e 30 minuti di attività fisica al giorno. Prima di salutarvi, volevo che ascoltassimo insieme questa canzone. La riconoscete? Si chiama Children ed è una delle opere più importanti di uno dei più grandi DJ di Ibiza e del mondo, Robert Miles. Robert Miles è morto questa settimana per un tumore e dopo solo 9 mesi. Dedico quindi le mie ricerche a tutte le persone che come lui combattono contro dei tumori che ancora non conosciamo abbastanza. Grazie. Secondo voi, possono le teorie sviluppate da un grande scienziato come Maxwell avere a che fare con il pollo arrosto? Oggi voglio proprio rispondere a questa domanda, ma soprattutto voglio farvi capire come la scienza e la ricerca, di base anche teorica, possano produrre dispositivi e metodi di uso quotidiano. Ma chi era Maxwell? Maxwell è uno dei fisici e matematici più famosi di sempre. È colui che ha creato il ponte tra la meccanica classica di Isaac Newton e la relatività generale di Einstein. È il padre fondatore della teoria dell'elettromagnetismo, nota come equazione di Maxwell, ma ha dato anche un contributo notevole alla teoria cinetica dei gas, secondo la teoria di Boltzmann-Maxwell. Ma cosa c'entra Maxwell con il pollo arrosto? Cosa possono centrare queste equazioni che vedete qui rappresentate e che sembrano dei veri e propri geroglifici con qualcosa che tutti noi conosciamo, che abbiamo consumato, mangiato e gustato in più di qualche occasione? E Maxwell, secondo me, se lo immaginava già. Voi tutti utilizzate le onde elettromagnetiche, quelle teorizzate da Maxwell, per guardare la TV, per telefonare, per chattare, per connettervi in rete. Ma forse non tutti sanno che le onde elettromagnetiche interagiscono con la materia, trasmettendo alla materia energia e quindi riscaldando la materia. E se questa materia è cibo, le onde elettromagnetiche cuociono il cibo. Il miglior apporto di nutrienti e il minor tempo per incamerare questi nutrimenti legati alla cottura ha contribuito in modo inequivocabile allo sviluppo dell'intelligenza umana, direi allo sviluppo dell'intera società, rispetto ad altri primati che non usano cuocere il cibo. Ma la cottura rende il cibo più morbido, più gradevole al palato, più digeribile. E allora torniamo al nostro pollo arrosto. Quando voi dovete cucinare un pollo arrosto, lo mettete dentro al vostro forno e utilizzate sostanzialmente 3 metodi di cottura, 3 metodi di riscaldamento. Quando azionate la ventola, utilizzate il metodo per convezione. Quando invece adoperate il grill, state adoperando un metodo che si chiama riscaldamento per irraggiamento. Quando invece lo mettete in una padella e riscaldate la padella, oppure lo mettete sulla teglia del forno, la teglia che si scalda conduce, o meglio riscalda per contatto il pollo e si ha un riscaldamento per conduzione. Il riscaldamento a microonde è diverso da tutti questi metodi di cottura,
si dice che è un riscaldamento per sorgenti interne, ovvero è come se andassimo a depositare all'interno del pollo tante piccole fiammelle, le quali a poco alla volta riscaldano il pollo. Ma qual è allora il meccanismo con il quale avviene questo riscaldamento? Beh, le molecole d'acqua presenti all'interno di quasi tutti i cibi reagiscono al campo elettromagnetico ad una frequenza particolare, 2450 MHz. Vuol dire che le molecole d'acqua ruotano circa 2 miliardi e 450 milioni di volte ogni secondo e in questa rotazione producono attrito e l'attrito produce calore e questo calore riscalda il cibo. Ma guardate che non tutti i cibi si comportano nella stessa maniera rispetto a queste onde elettromagnetiche. Ci sono alcuni cibi che sono perfettamente trasparenti, quindi potreste lasciarli dentro il vostro forno alla massima potenza anche per ore e ore e ore, ma non si scaldano. Degli altri invece che appena li inserite dentro il forno a microonde si scaldano immediatamente, raggiungono anche temperature piuttosto notevoli. E allora per farvi capire meglio questo concetto ho pensato di darvi una ricetta che tutti voi potete fare a casa vostra anche se non avete mai vinto un concorso di MasterChef. Potete prendere un pesce, per il primo tentativo un pesce di medie dimensioni, un'orata, un branzinetto, prendete una vasca d'acqua, meglio se acqua distillata, mettete il pesce dentro alla vasca, fate in modo che tutta la vasca, che tutto il pesce sia coperto dall'acqua e poi inserite la vostra vaschetta d'acqua dentro al congelatore. Lo lasciate lì circa 10 ore, se avete un abbattitore magari un po' meno, e poi togliete la vaschetta dal congelatore. Bene, a questo punto mettete la vaschetta dentro al forno a microonde, così congelata, mettete alla massima potenza e lasciate lì il tutto per circa 12 minuti. E che cosa ottenete? Un blocco di ghiaccio. Ma un blocco di ghiaccio, se rotto in una particolare posizione vicino al pesce, da quella rottura uscirà un profumino perfetto di un pesce cotto al vapore e cotto a puntino. Un filo d'olio, qualche patata e la cena è pronta. Ma come mai avviene tutto questo? Come vi dicevo, esistono dei particolari materiali che sono più sensibili alle microonde e altri che lo sono meno. Quindi praticamente quello che succede è che il ghiaccio lascia passare le microonde, arrivano fino al pesce, il pesce invece non è trasparente alle microonde, si scalda, scioglie l'acqua attorno al ghiaccio, quest'acqua diventa vapore e si ha proprio la cottura al vapore. Ma il forno del futuro sarà anche molto di più. La connessione a internet è veloce, il cloud, Internet of Things, ci consentiranno di condividere le ricette in tutti i posti del mondo. Ma poi l'uso di sensori di temperatura, come quello che vedete qui rappresentato, questo è un forno che già esiste nei nostri laboratori, al posto del vetro ha un display che ci fa vedere all'infrarosso, quindi non più nel visibile, ci fa vedere all'infrarosso la temperatura del cibo. E quindi noi non soltanto dovremo andare a sentire se il cibo è caldo, ma lo vedremo direttamente. Quindi tutti questi sensori di temperatura, di umidità, di peso, ma anche sensori nasi chimici che saranno in grado di valutare gli elementi chimici che si creeranno all'interno della camera del forno, tutti questi dati saranno elaborati da algoritmi intelligenti e super veloci e ci consentiranno di creare a casa nostra ricette da fare invidia ai piatti di punta dei migliori ristoranti stellati. Ma il forno del futuro sarà anche molto di più. Non sarà più necessario né gestirlo né condurlo. Insieme agli altri elettrodomestici, anzi direi in collaborazione con tutti gli altri elettrodomestici, inglobando tutte le caratteristiche degli altri elettrodomestici, sarà in grado di soddisfare le nostre esigenze, avendo acquisito tramite tecniche di machine learning, intelligenza artificiale, realtà aumentata, la sensibilità della nostra mamma, che sapeva sempre cosa farci da mangiare e ce lo faceva trovare pronta a tavola quando tornavamo da scuola. Mi piace pensare che Maxwell avesse già immaginato tutto questo finché scriveva le sue equazioni sgranocchiando una coscia di pollo. Ho vissuto questi 10 anni di vita di bar, quindi non è che lavoravo al bar, però ho vissuto lì e devo dire che al bar tu trovi sempre qualcuno che ascolta le tue pene. E mentre progettavo la mia vita, facendo più che altro scherzi perché ho fatto 3 anni di ingegneria facendo un solo esame, però mi sono divertito da morire,
E poi ho avuto questa idea di far Kashmir colorato, ma il sogno della mia vita, che è partito verso i 17 anni, quando una frase di Kant mi ha illuminato la vita. Sentite più o meno che cosa dice. Agisci considerando l'umanità, sia per te stesso che per gli altri, non come semplice mezzo, ma come nobile fine. Quindi il nobile fine è l'umanità. Quindi da lì, verso i 17 anni, mi sono detto, non so che cosa farò nella vita, ma vorrei farlo per la dignità umana. E poi ho avuto questa idea di far Kashmir colorato, ma non sono qui a raccontarvi questo, perché io volevo, da una parte, far profitti con etica, dignità e morale, non so se ci riusciamo, e da un'altra parte, in qualche maniera, questi profitti che servissero all'impresa, perché fosse più solida, a me personalmente, ma vivo in un piccolo paese, ai ragazzi che lavorano con noi, è un altro importante ad abbellire l'umanità, come dice Adriano Imperatore. Mi sento responsabile delle bellezze del mondo. Ho suonato da mio babbo, scherzosamente dirgli, caro papà, perché noi ci chiamiamo babbo, io vorrei fare pullover di Kashmir. Lui non conosceva né la parola pullover né Kashmir. E quindi sapete che mi ha detto? Che Dio ti protegga, che Dio ti aiuti. Avete capito però la differenza? Adesso se invece noi genitori, essendo sapienti, i nostri figli vengono da noi e ci dicono che hanno un progetto particolare, noi vi diciamo chi ti dà i soldi, dove lo fai o come lo produci. In realtà sapete, o miei stimatissimi giovani, qual è il grande errore che noi abbiamo fatto? Il primo, facendovi capire che noi eravamo più bravi di voi, non ci credete. E il secondo, ancora più grave, non studi e quindi andrai a lavorare. Al lavoro abbiamo imputato tutte le colpe, cioè abbiamo tolto dignità morale ed economica. Da lì dobbiamo ripartire, da questi 30 anni di crisi di civiltà, e non parlo di crisi economica, passati. Quindi del passato non parliamo più, perché mi piacerebbe parlare di oggi, di questa rinascita spirituale, morale, civile, etica, religiosa ed anche economica, perché viviamo un nuovo mondo, anche se forse, senza forse, il miglior mondo della nostra umanità. Brunello ci arriva. L'avete riconosciuto. Esplorando il corpo umano è stato uno dei miei cartoni animati preferiti da piccola, e la cosa meravigliosa è che ora lo è per la mia bimba. 30 anni dopo, mi rendo conto di come questo cartone abbia in realtà polarizzato i miei interessi e in un certo qual modo guidato le mie scelte future, sia professionali che di temi di ricerca. Detto questo, magari qualcuno di voi penserà che io sia diventata un medico, un biologo, un biotecnologo. Invece no, sono un ingegnere chimico. Questo è forse l'identificativo più comune per noi ingegneri chimici, un impianto bruttino, sporco, magari anche circondato da un'aura minacciosa. Beh, in realtà per noi non è così, per noi è bellissimo, perché quello che ci vediamo sono tutti questi fenomeni finemente regolati e controllati che avvengono all'interno di questi reattori, di queste torri. Però mi fermo qui, perché prima vi ho volutamente portati fuori strada, ora non lo voglio fare. Vi voglio invece portare a quello che è stato il tema di ricerca che mi ha appassionato già con gioia da 15 anni, ed è la ricerca in campo biomedico. Guardate ancora per un attimo questa immagine, e adesso guardate questa. Questa è una rappresentazione di una generica cellula animale o umana. Anche se a prima vista non sembrerebbe, in realtà le similitudini tra le due sono moltissime. Le cellule possiedono il centro di controllo migliore che noi possiamo immaginare, è il nucleo. Hanno delle centrali energetiche con efficienze per noi irraggiungibili, sono i mitocondri. Hanno delle strutture portanti fortissime, scambiano materia, producono, scartano. Potrei andare avanti per ore, ma evito. Quello che vi voglio dire con questo messaggio è che in realtà noi ingegneri che ci vogliamo buttare nel mondo della ricerca in campo biomedico non siamo poi completamente pazzi, insomma qualcosa forse riusciamo a dire. Quello che vi voglio raccontare oggi è una breve storia di come la visione del corpo umano e anche l'approccio alle sue riparazioni, alle revisioni, alle sostituzioni di pezzi difettosi, si sia evoluta nel corso dei secoli. Dopo 3-5 settimane di coltura all'interno di questo bioreattore, noi riusciamo a produrre un piccolo pezzettino di osso vivo. In questo filmato vedete in immagini quello che vi ho detto a voce. Le immagini 3D, le cellule, sagomiamo il nostro supporto, le coccoliamo il più possibile,
Le mettiamo nel bioreattore, aspettiamo ed ecco qui il nostro pezzettino d'osso, vivo, vero, non sintetico, pronto per essere impiantato nel nostro paziente che ne ha bisogno e pronto ad integrarsi con i tessuti esistenti. Beh, prima vi devo dire una cosa, in realtà vi ho un po' mentito quando vi ho detto che noi ingegneri che facciamo ricerca in campo biomedico non siamo dei pazzi. In realtà un pizzico di follia anche dentro le mura di un laboratorio biologico serve, non fa male, anzi. Grazie. Subito con una breve storia zen. Nello zen le storie sono usate come meditazione. Si chiama La tazza vuota. Un eminente professore universitario si recò da un maestro zen per chiedere consigli sulla mutevolezza della vita, sul continuo cambiamento, quindi come affrontare questo continuo cambiamento nel qui e ora. Ma anziché aspettare il maestro e le sue risposte, incominciò da una parte giustamente a esporre le sue idee, i suoi concetti, il suo modo di stare nel qui e ora, i suoi programmi di vita per affrontare la realtà. Il maestro rimase un po' in silenzio, poi prese una brocca di tè e incominciò a versare nella tazza dell'ospite il tè. Versa, versa, il tè fuoriesce dalla tazza, va per terra, non vedi che è tutto pieno? Seccato il professore di essere nella sua eloquio, no? Interrotto. La tazza è assolutamente colma. Eh sì, caro mio, disse il maestro, come questa tazza è colma e non posso mettere nuovo tè, la tua mente è troppo ricolma delle tue idee. Che cosa ci dice questa breve storia zen, questa meditazione? Che la prima cosa da fare per affrontare la vita, per essere, se vogliamo, creativi, innovativi, per essere nel qui e ora, è liberare un po' la nostra mente. E la 2011, aprile, il terremoto in Giappone, 9° della scala, distrugge il Giappone, lo tsunami crea un disastro e la centrale atomica di Fukushima è interessata dal disastro. Le informazioni sulla centrale all'inizio sono scarse. L'opinione pubblica è già tramortita, colpita dall'effetto anche nell'immaginario potente della natura che crea una cosa come lo tsunami. Joe Ito non è laureato, ma in quei giorni lui, giapponese, quel giorno, si trova all'MIT, a Boston. Stanno pensando di farlo diventare direttore del Media Center dell'MIT. Proprio quella sera, mentre si sta discutendo se lui, che non ha nemmeno una laurea, può diventare il direttore di quella prestigiosa istituzione, arriva la notizia del terremoto. Lui ha la famiglia che sta a 200 chilometri da Fukushima. Come immaginate, è preoccupato. Vuol sapere, ma il governo giapponese è reticente. Le informazioni all'inizio ovviamente sono scarse, ma anche quando il quadro delle informazioni si completa, quelle sulla centrale escono con il contagocce. Ci sono state delle esplosioni, c'è stata una nube tossica, è come Chernobyl o no? Come fai a saperlo? Il governo non dà molte informazioni. Che fa Joe Ito? È uno dei maggiori esperti di internet che esistano, è veramente una persona da questo punto di vista molto, molto addentro alle cose, fa quello che fanno tutti, fa come facciamo noi, annaspa all'inizio finché si rende conto di non essere il solo. In mezzo a quelli che stanno cercando notizie come lui, via via
comincia a capire quello che serve. Con un piccolo gruppo di persone unite da una comune necessità, avere informazioni che il governo non dà, comincia a ragionare su quel che bisogna fare. Crea Safe Cast, all'inizio un gruppo di persone. Dentro, e questa è la sua abilità, ci sono gli hacker, ci sono gli ingegneri, ci sono quelli che sanno come si fa. Se la rete di rilevamento della radioattività è distrutta, bisogna creare una nuova rete con dei contatori Geiger. Già, bisogna farseli. Santo Dio, è velleitario, dai, tutto questo, come fai? Non sei nemmeno un tecnico, eppure insieme a te ci sono dei tecnici. Quando qualcuno comincia a dire serve un hardware, beh, c'è, è italiano, si chiama Arduino. È una piattaforma versatile, semplice. È stata creata per soprattutto aiutare gli artisti, quelli che avevano bisogno di un hardware economico per far funzionare LED, luci, robot, mille applicazioni possibili. È versatile Arduino, non è corretto dire open source, ma praticamente è qualcosa del genere, è aperto e può benissimo far funzionare un software che diventi un contatore Geiger. Con un'azione di tutoraggio, non diversa da quella che ognuno di noi può trovare quando cerca un'informazione sulla rete, come si fa a fare la ceramica?